Renato Giugni è andata con il secondo posto in classifica con 33 punti, torna di scena l'Arezzo Calcio Femminile per la prima giornata del girone di ritorno. Siamo come di consuetudine al centro sportivo Giunti di Arezzo, dove andrà in scena tra pochi minuti il derby Arezzo-Lucchese. Parte carta, il cross al centro, Aterini e gol! Il gol di Aterini! Carta è andata alla traversione di questo calcio d'angolo che ha trovato il gol che ha sbloccato l'incontro. Carta anticipata da Lehmann, ancora carta in possesso della palla, riesce ad andarsene con un numero, il passaggio poi per Razzolini, all'indietro per Verdi che vede il taglio di Fiore, ma il passaggio è sbagliato. Ancora Verdi, recupera bene palla, non si ferma un attimo qui il gioco. Verdi e il gol di Verdi, il gol di Laura Verdi, un gol di grinta questo di Laura Verdi, per lei è il suo secondo gol stagionale. Ha perso prima palla, l'ha recuperata con un contrasto, ci ha creduto e poi dal vertice destro dell'area di rigore ha lasciato partire un tiro che si è concluso immediatamente in porta. Dunque Arezzo raddoppia 2-0 quando siamo a 8 minuti del secondo tempo. Bengasi, Verdi ancora una volta, il passaggio per Razzolini, va sul destro, Razzolini, salta che portiere, Razzolini, 3-0! 3-0 dell'Arezzo, con Razzolini, al 12° gol stagionale, Razzolini chiude virtualmente i giochi, con il 3-0. Vinazzi in anticipo su Rossi, il rinvio. C'è Pieroni che prova, palo da Lucchese con Pieroni, poi Teci ancora, il passaggio illuminante per Carta, e arriva il 4-0 dell'Arezzo, 11° gol stagionale per Isabella Carta. Ma che passaggio ha fatto Laura Teci per Carta, una verticalizzazione perfetta da parte di Teci, e Carta è stata bravissima questa volta a finalizzare il 4-0, la sua 11° rete stagionale. Partita, questa volta si può dire, chiusa quando mancano 6 minuti dal termine. Termina qui la partita, triplice fischio, finisce qui la gara, Arezzo batte 4-0 a Lucchese e si porta a casa questi 3 punti e il derby. Siamo qui con mister Lorenzini, quest'oggi 4-0 nel derby contro Lucchese nella prima di ritorno. L'Arezzo che aveva chiuso bene il girone andata ha iniziato altrettanto meglio con il ritorno. Esatto, hai detto praticamente tutto, abbiamo iniziato benissimo con un grandissimo primo tempo secondo me e una grandissima prima parte di secondo, dove abbiamo messo al sicuro il risultato e dopo c'è stato solamente un pochino da amministrare insomma tutta la partita nel finale. Ecco, abbiamo visto come rispetto alle prime partite Arezzo riesca a vincere anche con maggior gol di scarto. Qual è stata la differenza rispetto anche alle prime gare in cui diciamo il rischio era fino al 90°? Ma diciamo che probabilmente nelle prime partite ancora non eravamo coscienti di quelli che erano i nostri mezzi. Poi piano piano invece abbiamo preso consapevolezza e poi abbiamo cominciato a conoscerci meglio e per cui tutto viene molto più naturale. E adesso dobbiamo dirlo, tour de force impegnativo per l'Arezzo, la prossima gara contro la Bagnese, poi in casa contro il Florenza e poi nuovamente fuori contro il Perugia. Un mese di fuoco aspetta l'Arezzo Calcio Femminile. Un mese di fuoco, però intanto pensiamo alla partita di domenica. Secondo me è quella che tra tutte è la più decisiva, perché ci dirà se possiamo ambire a raggiungere o comunque a giocarci il primo posto con la Florenzia, o se no se ci dovremmo accontentare di comunque, per dire insomma, accontentare di giocarci il secondo posto e la permanenza in Serie B. Siamo qui con il capitano di Arezzo Calcio Femminile, Laura Teci. Quest'oggi è una vittoria per 4-0, una vittoria che dà continuità ai risultati, che sta facendo vedere che Arezzo è capace oltre che di vincere anche di segnare molto. Sì, dovevamo ricominciare questo girone di ritorno con il risultato, con i 3 punti, e così è stato. E siamo riusciti a sbloccare la partita dopo una mezz'oretta del primo tempo e da lì è stato tutto in discesa, perché poi abbiamo segnato gli altri 3 gol e è andata bene, anche se il campo era molto pesante, siamo riusciti comunque a riniziare questo girone di ritorno con i 3 punti. Ecco, adesso testa la Magnese, considerando che per 2 settimane c'è lo scontro diretto contro il Florenza qua ad Arezzo.
Sì, noi ci giochiamo sempre partita dopo partita, ovviamente non diciamo che non ci pensiamo a quella partita, ma comunque giochiamo domenica dopo domenica per arrivare comunque a raggiungere i 3 punti e a cercare di avere il massimo risultato possibile alla fine dell'anno. Ecco, tu sei capitano di questa squadra, quanto orgoglio c'è nell'indossare quella fascia? Beh, sicuramente tanto, perché quest'anno comunque è stata una sorpresa per tutte noi. Io sono molto orgogliosa delle mie compagne, del percorso che stiamo facendo tutte, e le ringrazio per questo.